Lo chiameremo il giorno dell'ecoansia, da un termine che diventerà probabilmente un neologismo anche della politica, che è emerso nel dialogo fra una studentessa e un ministro. Ma ovviamente l'ecoansia è anche legata ai fondi tagliati al PNRR, da quello che uscirà dal finanziamento, e sono tanti provvedimenti e tante misure molto importanti che non faranno più parte del piano di resilienza. Allora, grande puntata stasera, perché insieme a Carlo Calenda e poi Elly Schlein c'è una serata particolare, la 7, in cui ricordiamo, nel giorno dei suoi funerali, ancora una volta Andrea Purgatori, con un bellissimo film, Muro di Gomma, un film che ha fatto epoca. Quindi Carlo Calenda in studio, Claudio Cerasa collegato, direttore del Foglio, poi arriva Elly Schlein insieme ad Annalisa Cuzzocrea, e pensate che ho trovato qui Marianna Aprile. Per caso, passavo di qui. A fra poco! Ed eccoci qui in onda in diretta 20:43 con il leader di Azione Carlo Calenda. Buonasera. Buonasera. Il direttore del Foglio Claudio Cerasa in collegamento. Buonasera direttore. Cominciamo. Buonasera. Cominciamo subito, insomma, dal tema caldo di giornata. Oggi, insomma, è arrivata finalmente, insomma, il via libera definitivo ufficiale a questa benedetta terza rata del PNRR. Lei non più tardi di qualche giorno fa aveva lanciato un allarme, parlava addirittura di emergenza nazionale per quanto riguarda la gestione di questi ingenti fondi, e quindi non aveva torto. No, no, non ce l'avevo, perché nel frattempo li hanno cancellati. Il problema non era, anzi, sulla risposta della, sulla terza rata, se non mi ricordo male, è una questione tecnica, perché era una questione tecnica. E la quarta rata è arrivata perché sono stati concordati gli spostamenti. Il tema vero è, io penso che queste siano due buone notizie, e aggiungo un'altra buona notizia per essere completamente obiettivo: il fatto che il ministro Pichetto Fratin abbia messo in Repowering EU quello esattamente quello che gli avevamo chiesto, cioè 4 miliardi per incentivare gli investimenti delle aziende come Industria 4.0 su ambiente ed energia. Quindi questo REPowerEU, diciamo, è un'altra linea di finanziamento europeo. Un'altra linea di finanziamento europeo. Quindi su queste sono cose positive. Quello che non è positivo è intanto il problema che concerne la pianificazione dei comuni, perché essendo arrivati molto in ritardo nel rifare il piano, loro erano già in campagna elettorale, dicevano noi lo rifaremo, ma per capire come sono arrivati molto in ritardo, molto spesso i comuni hanno impegnato quelle risorse o stanno hanno progetti che hanno presentato, eccetera. Quindi quello sarà un tema, e sarà anche un tema giuridico, perché se tu cancelli un progetto che magari è già stato appaltato, semiappaltato, o il progetto esecutivo fatto, eccetera, eccetera, quello devi finanziare lo stesso. E quello è un tema. Quindi io credo che questo è il problema, e che comunque il tema vero è che, come dimostra questo spostamento è frutto del ritardo. Il tema vero è la messa a terra e il ritardo. Allora, lei ha fatto una certificazione, diciamo, un'analisi anche obiettiva nei confronti del governo, però le faccio io una domanda che tanti si fanno. Se il governo del centrodestra è responsabile per la gestione di questi ultimi mesi del taglio di alcuni progetti, non c'è dubbio che lo deve essere anche il governo precedente, e forse anche quello prima ancora. Sì, cioè, sì. Quindi sicuramente anche il governo Draghi ha delle responsabilità, sì, io e credo il governo di Conte. Di più di questo, siamo responsabili tutti, cioè il fatto che questo è un paese che non riesce a spendere, non è da oggi che lo sappiamo. E siccome la scelta che ha fatto Draghi, e anche prima Conte, poi confermata da Draghi, era passare ai comuni, cioè a livello sotto delle regioni, per la maggior parte dei bandi, questo aveva un vantaggio perché era più vicino al cittadino, e quindi secondo me era un'intuizione anche giusta. Il problema è che, sa quanti bandi sono previsti dal PNRR? 155.000, di cui 133.000 sotto il milione di euro. Quindi, in assenza di procedure straordinarie, e soprattutto di una cosa che avevamo proposto, cioè di un fondo di 2 miliardi di euro per far fare la progettazione ai comuni fuori, cioè non con gli organi dei comuni, con il personale dei comuni, perché sì, non ce la fanno. Un enorme ufficio consulenza. Sì, perché sennò non ce la fai. Perché come fa un comune piccolo e deve fare una
tutta una procedura su una cosa da 800.000 euro a farlo nei tempi giusti. Quindi questo non è stato fatto e siamo in ritardo. Io però non ho una colpevolizzazione del governo su questo. Io quello che trovo, e quando prima ho provato a dire anche le cose positive, ma trovo una cosa sbagliata, cioè il fatto di aver atteso così tanto per spiegare cosa si doveva cambiare. Perché il tempo è una variabile non indipendente nell'implementazione del PNRR e crea grossi problemi ai comuni. Questo è, secondo me, il problema, ed è un problema grande. Ecco, tra i fondi spostati rispetto ai piani precedentemente introdotti nel PNRR c'è anche questo ormai famigerato, da ieri a oggi si è conquistato già la fama del famigerato miliardo e tre. Di 300 milioni di euro spostati dal capitolo del dissesto idrogeologico. Questo è uno spunto che ci porta dritti a quella parola ecoansia a cui accennava Luca in apertura e al tema della tutela del paesaggio e del disastro a cui stiamo assistendo con le conseguenze del clima impazzito. Centriamo con una clip che commenterà il direttore Cerasa e Carlo Calenda dopo. Salve, mi chiamo Giorgia e in realtà la domanda che le voglio fare è più personale perché non ho la preparazione degli altri ragazzi, quindi non mi permetterei mai di portare dati che non conosco o fare domande che non posso porre, ecco. Io le confesso, Ministro, che ho molta paura per il mio futuro. Io personalmente soffro di ecoansia e alle volte penso che io non ho un futuro perché la mia terra brucia. In questi giorni in Sicilia sta bruciando tutto e io non so se voglio avere figli. Lei non ha paura per i suoi figli, i suoi nipoti, non so. Grazie. Io ho la forza del dubbio, te lo dico sinceramente, ma abbiamo un dovere, io ho il dovere della carica che ricopro, ho il dovere verso di voi e ho il dovere verso i miei nipoti. Ecco, Claudio Cerasa, insomma, al di là dell'alto tasso di emotività che questo scambio tra il ministro Pichetto Fratin e la studentessa che gli ha consegnato la sua paura per il futuro come argomento politico, ti pare che ci sia una sottovalutazione dell'impatto ambientale sul nostro paese, del cambiamento climatico, della cura del paesaggio, del dissesto idrogeologico, che è un problema che ci portiamo dietro probabilmente da sempre, da che ho memoria? C'è una sottovalutazione di questo, una linea negazionista, se vogliamo esagerare, nel governo? Io penso onestamente di no, e lo penso per tre ragioni. La prima è una ragione che riguarda la stretta attualità. Durante la visita alla Casa Bianca, Giorgia Meloni, una volta che ha incontrato Biden, ha scritto un comunicato congiunto lungo, complesso, e uno dei punti forti di questo comunicato era proprio la condivisione totale tra le idee del Casa Bianca degli Stati Uniti e quelle dell'Italia sul tema della lotta contro il cambiamento climatico e quindi contro tutte le iniziative che possono aggravare la questione. E quindi su questo ho visto una trasversalità che mi ha sorpreso, ma è messa nero su bianco ed è interessante. La seconda questione è che l'ecoansia, da una parte, testimonia una partecipazione delle giovani generazioni a questo tema che è importante ed è anche un motore del cambiamento, ma l'ecoansia deve essere affrontata non soltanto dando delle risposte, ma anche creando un ambiente, un contesto che possa far capire
alle persone che quel che si sta facendo in questo momento, come Italia, anche come Europa e come Occidente, non è qualcosa di indifferente o di insignificante, perché l'Italia, l'Europa e anche gli Stati Uniti stanno facendo moltissimo per provare a proteggere l'ambiente, per ridurre le emissioni, e i paesi che in questa fase invece stanno facendo poco sono purtroppo altri, sono paesi in via di sviluppo, quindi l'ecoansia va anche combattuta e governata, spiegando che si può offrire una soluzione a problemi reali, che non tu, il futuro non è qualcosa di indefinito e del quale bisogna aver paura, bisogna anche provare a coltivare un po' di ottimismo attraverso la declinazione dell'innovazione, per esempio. Voglio provare a mettere un po' di sale, mentre penso che qualunque studentessa italiana ha un sacrosanto diritto alla sua ecoansia e anche a gestirla come vuole. Io sono rimasto un po' stupito dall'ecoansia del Ministro, cioè a una domanda così rispondere con tre parole, una delle quali è io ho il dubbio, e, insomma, mi è sembrata, non so come dire, insufficiente se non altro, perché a un ragazzo così, se sei un Ministro, o dici io ti tranquillizzo per questo motivo, oppure stai dando una risposta insufficiente. Ma cosa avrebbe risposto il Ministro Calenda? Beh, io avrei risposto questo, che... è giusto il fatto di avere paura di fenomeni che sono al di là della portata diretta di tutti noi, perché questo, l'ansia nasce da qualcosa che è talmente grande che supera o si sente come qualcosa che supera qualunque cosa tu possa fare, cioè noi siamo condannati a questo. Questo è un atteggiamento che d'altro canto è molto pericoloso, no? Perché conduce alla rinuncia, dice vabbè, è così, non c'è più niente da fare. La metà io avrei detto questo alla studentessa, avrei detto due cose. Primo, che quello che va fatto in Italia, come è stato fatto negli altri paesi d'Europa, invece di discutere se c'è il cambiamento climatico, che è una discussione, guardate, identica a quella che si è avuta in Italia sui vaccini, perché è una pulsione che la società occidentale ha a dire, e l'Italia in particolare, a dire io non voglio riconoscere nessuna cosa che mi rompe le balle. Per cui qualunque cosa che poi rappresenta un obbligo come attenzione all'ambiente, la vaccinazione, eccetera, non mi rompete le balle. Henry De Luca qui l'altra sera diceva che il problema non è né culturale né politico, è clinico. Eh sì, ma c'è una negazione. Sì, però c'è una cosa che è più profonda, poi io su questo ci ho scritto un libro, cioè il desiderio che abbiamo coltivato di una libertà illimitata, cioè del fatto di poterci fare i fatti nostri come ci pare, e non c'è più un dovere verso la comunità, c'è semplicemente quello che vogliamo fare. Questa è la malattia, a mio avviso, dell'Occidente, che nutre questi fenomeni, su cui un pezzo della destra, esattamente come ha fatto sulle vaccinazioni, fa anche oggi. Io non sono tanto d'accordo con quello che dice Cerasa. Io penso che c'è un pezzo di governo che su questo non dice una parola chiara. E lo stesso ministro Pichetto Fratini, intervistato da Sky l'altro giorno, ha detto... ma io non lo so, non sono in grado di dirlo, ma nessuno nel mondo occidentale direbbe, risponderebbe una cosa del genere sul cambiamento climatico, ma non perché è un'ideologia, ma perché ci sono talmente tanti studi ormai fatti su questo, che il dato di fatto è che è vero che l'aumento è di un grado e mezzo, ma il problema è che un aumento di un grado e mezzo determina picchi di eventi estremi. Questo, c'è una letteratura scientifica infinita, è come i vaccini. Anche drammaticamente. E allora io direi questo al ministro Pichetto: intanto facciamo la legge sui danni irreversibili del clima. Ce l'hanno tutti i paesi europei, è la prima cosa da fare. E potrebbe unire destra e sinistra. E consiste in questo. Tu sai che se noi smettessimo di emettere da oggi, per smaltire la CO2 nell'atmosfera ci vogliono 200 anni. Ergo, i fenomeni estremi continueranno. E a questo punto tu devi dire, bene, cosa faccio? Cosa vuol dire avere le ondate di calore in termini, per esempio, di prevenzione sul territorio? Di personale che deve... vulnerabilità delle infrastrutture. Assolutamente. Questa legge qua è stata fatta, si chiama legge sul clima, è stata fatta dalla Francia e da tutti gli altri paesi europei. Allora, va bene, la destra pensa che... cambiamento climatico non si sa se c'è comunque non si può fare niente, come vi pare, però siccome i danni sono evidenti possiamo fare una cosa che ha senso, intanto fare una grande legge stanziando le risorse che dice siccome è aumentata la temperatura, gli effetti sono questi e sono ricorrenti, bisogna fare ABCD. Io penso che questo è di nuovo
In Italia perdiamo tempo, un sacco di tempo, a discutere di cose di cui non si discute da nessuna parte. Di qualunque sia la causa, mettiamo in conto gli effetti, ecco. Gli effetti ci sono, quindi voglio dire, e mettiamo a posto gli effetti, magari sono le esplosioni sul sole, come dice Franco. Però allora, cioè io non posso allora dire una quei cosa. Soldi di cui parlava Marianna, sottratti alla protezione del suolo, 1.279 milioni di euro, sono un fatto politico grave. Sì, io spero e penso che siano stati spostati, cioè che ci sia un capitolo di spesa equivalente su un altro fondo che ha più tempo di realizzazione. Ma il problema che noi abbiamo, guardate, non è qual è il capitolo del fondo, il problema che abbiamo, ed è un po' trasversale, è che la capacità di mettere a terra le cose non ci sta, perché la nostra politica è limitata a un conflitto ideologico continuo. E quindi invece di fare la legge sul clima discutiamo di Gianbruno, che io mi rendo conto essere una discussione appassionantissima, ma voglio dire... Diciamo per i tre marziani che dovessero non conoscere, Gianbruno è il compagno della Presidente del Consiglio Meloni. Sì, però soprattutto, noi abbiamo già dato. Se posso dire, è un giornalista, quindi anche se dice le sue cavolate, vanno, e sono cavolate enormi, vanno valutate, a mio avviso, non come il marito della Presidente del Consiglio, ma il certo. compagno, ma come un giornalista che dice bene, cavolate. Grazie per aver sostenuto la tesi. Ma non voglio entrarci, comunque non voglio parlare di Gianbruno, perché no, la questione climatica è talmente enorme... Mi stavo giocando il bonus di genere, no, perché siccome sono l'unica donna qui... Non bisogna parlarne, secondo me. Cioè bisogna parlare come si fa una legge sul clima e come spendiamo i soldi che servono a realizzarla. Se facciamo questo siamo un pezzo avanti, se no... Continuiamo, la prossima ondata, siccome magari a ottobre farà un po' più freddino, perché allora i negazionisti diranno, vedi, è più freddo, non è più caldo, e facciamo la figura degli imbecilli planetari. No, ma siccome dagli obiettivi del PNRR c'è anche la riduzione del gap di genere, il discorso Gianbruno rientra in quello, ma non lo riapriremo. Io no, però andiamo, non l'ho seguito il gap di genere su Gianbruno, non c'è. Conta, perché una first lady non si comporterebbe così, ma andiamo avanti, l'abbiamo già detto ieri, andiamo ma avanti perché... fa il giornalista, no, dice le cavolate che vuole. Io non voglio riaprire la discussione, veramente, perché abbiamo, come dice lei, cose più, mi arrendo, più impellenti. Ha ragione. No, ho ragione. Depongo Gianbruno. Cioè, a proposito di quanto diceva proprio lei prima, cioè della tendenza a trascurare il merito e a ridurre tutto a una guerra Guelfi Ghibellini ma poi su cose appunto non c'è il cambiamento ambientale, no, ma fa tutto, fresco, fa caldo. Perché adesso l'argomento che vorrei introdurre è quello, il caso Saviano, perché anche lì una divergenza tra due persone è diventato un caso politico e istituzionale, perché riassumo gli eventi degli ultimi tre giorni: c'è stata prima la cancellazione della trasmissione, poi la presidente la presa di posizione della Soldi che ha detto no, aspetta, facciamo un supplemento di riflessione. Poi Sergio Mattarella ha ricevuto i vertici della RAI e adesso tutti i direttori la prossima settimana della RAI saranno ricevuti dalla commissione di vigilanza. Allora, possibile che neanche su una cosa pacifica, cioè un committente che commissiona una trasmissione a un collaboratore, la ottiene, no? Una roba pacifica, neanche su questo si riesca a entrare davvero nel merito, ma appunto si vada nello scontro. Ma sì, perché vogliono questo, tutti vogliono questo, perché se loro... tra virgolette epurano Saviano, ma in questo caso il problema non è l'epurazione, secondo me, o la scelta editoriale di toglierlo, il problema è che ci sono tre puntate già quattro finanziate, cioè quindi è una follia evidente. Il punto è che quello che loro vogliono è che dall'altra parte si dica appunto complotto e fascismo, in modo che loro possano sostenere, vedete, Saviano aveva insultato, e andiamo avanti a parlare di questa roba. Allora, non è fascismo, cos'è? Secondo me è arroganza del potere, e l'arroganza del potere è una cosa che è stata molto trasversale in Italia, e l'arroganza del potere, voglio dire questo, che conduce all'effetto opposto di quello che loro immaginano, perché se tu metti tutte persone tue, indipendentemente dalla questione di merito, quello che accade è che costruisci un recinto molto piccolo in cui ti rinchiudi e tutti gli altri stanno fuori da questo recinto, e tutti gli altri ovviamente ti odieranno. Quindi è stupido, oltre che sbagliato eticamente. E io credo che questo è il modo in cui il potere in Italia è stato esercitato, e non solo dalla destra. Claudio Cerasa, ci serve un tuo supplemento di analisi. Regalaci un editoriale che sta fra l'arroganza del potere e il presunto fascismo, ma l'indubbia censura. Come la pensi tu?
penso che sia stata una cosa ridicola, perché intanto una volta che tu inserisci nei palinsesti una personalità che evidentemente ha un profilo non allineato con quello della maggioranza, tu hai fatto un capolavoro politico, perché hai dimostrato in quella circostanza di essere pronto a essere trasversale, volendo, a essere inclusivo. Cosa voleva evitare il centrodestra all'inizio della sua esperienza? Di avere dei martiri politici. E avendo preso questa scelta stupida, dissennata, controproducente e davvero ridicola più che grave, ha creato esattamente quello che voleva evitare, cioè ha dato la possibilità a Roberto Saviano di poter creare un caso all'interno del quale lui evidentemente è la vittima. Quindi mi sembra un pasticcio incredibile, che denota una scarsa capacità nel risolvere questioni non complesse. E questo è un po', diciamo, una spia di un atteggiamento del governo, perché sulle grandissime questioni, quelle che riguardano il posizionamento dell'Italia, l'atlantismo, anche il PNRR, la difesa dell'Ucraina, questo governo, diciamo, fa passi da gigante, secondo me, rispetto al passato. Ma sulle questioni che riguardano l'ordinario, il governo delle questioni meno complesse, che però sono tante, il governo fa, non dico il passo dell'oca, ma fa certamente il passo del gambero ogni giorno. Quindi, a fronte di ogni passo in avanti fatto per esempio da Meloni su alcune questioni, poi nell'ordinario si fanno tre passi indietro, e questo però logora l'immagine e la credibilità di una classe dirigente alla lunga. Tra l'altro, diciamo, la ricostruzione del contesto del caso Saviano da parte del direttore Cerasa mi ha fatto tornare alla mente il fatto che la presenza di Saviano in palinsesto, assieme a quella di Bianca Berlinguer, erano stati usati come argomenti per dire la RAI, dopo le uscite di Fazio e degli altri, la RAI è pluralista, abbiamo confermato Saviano, abbiamo, cioè, quindi c'è proprio, come dire, un filo che si dipana. Però io vorrei tornare su cose, diciamo, su cui... Detto che ci sono due grandi passioni che dovete capire che i politici hanno mediamente, che sono i servizi segreti, e la perché RAI. Pensano di essere James Bond col cravattino, che dove sanno tutto, e la RAI. E quindi la RAI o viene presa, data una fondazione indipendente la cui nomina del CDA è fatta dal Presidente della Repubblica e si abolisce la Commissione di Vigilanza, oppure queste robe le vedremo sempre, oppure si fa una scelta ancora più radicale, che è di dire il canone, cioè i soldi che noi diamo per avere una televisione di qualità, li diamo a chi fa i programmi di informazione, i documentari su tutte le reti, perché io pago per la qualità di tutto quello che vedo, non di quello che vedo solo su quel servizio. Io non so a chi li daranno, però c'è una proposta su dove prenderli. Perché però è estremamente divertente, perché non voglio Salvini ha fatto la campagna elettorale dicendo che doveva levarlo dalle bollette, e le leva dalle bollette. Mette su l'elettricità. Lo diciamo per i telespettatori, il ministro Giorgetti ha proposto di togliere, diciamo, il prelievo del canone RAI dalle bollette e diciamo, legarlo al possesso di uno smartphone. Sì, vabbè, dalle bollette dell'elettricità e la mette sul bel telefono. Dopodiché però cioè, vuol dire che una famiglia paga 4 vabbè, anni. Ma, però a me viene da ridere, ma lo sappiamo. Cioè, no, quello è più Salvini. Gettito, è più gettito. Ma è più gettito, perché è più gettito? Perché ci sono più apparati mobili ma che no, utenze. Perché c'è un tetto al canone, quindi sarà lo stesso gettito, non cambierà nulla, però sarà lo stesso meccanismo che loro hanno condannato come prelievo una forzoso. Tassa. Sì. È un prelievo, cioè, forzoso è un teatro, sui cellulari. È un teatro. Ma c'è una ragione per cui non possa stare più in bolletta al perché canone? Sì, perché si sono pronunciata, credo, la Corte sul fatto che in bolletta non ci può stare perché è un prelievo atipico. Però se tu, al di là di quello che devi fare, ma tu hai fatto la battaglia per dire che quella roba là era la somma di tutti i mali, perché andava alla RAI lottizzata. Dopo che fai? Lottizzi la RAI e lo metti sui telefonini. Ma in un paese normale, a Salvini lo prenderebbero a pernacchie per strada per una cosa del genere. Ma ci rendiamo conto, avrà fatto 28 video per dire questa roba. Io non so, però, se rinasco, brevetto l'espressione, chiediamo, in un paese normale, perché sarei ricchissimo. Un parere telegrafico di Cerasa, anche lui, su dove va prelevato, sulle PlayStation, dove si può mettere, sui forni a microonde, il prelievo.
Ma onestamente io eviterei di toccare quel che è la situazione attuale, già tanto che si possa prelevare in questo modo. Mi occuperei di andare a rivedere altre forme di spesa e di prelievi, mi concentrerei un po' di più per esempio sulla riforma fiscale, sulla delega fiscale, sulla quale mi sembra che questa maggioranza vada un po' con il pilota automatico, senza alcun tipo di creatività, senza alcun tipo di visione, senza alcun tipo di idea del mondo in cui ci troviamo. Mi concentrerei su quella parte di prelievi. Dunque, nel frattempo, su un pianeta vicino vicino, cioè sempre qui... Galassia. Sì, una galassia. Il presidente Mattarella ha, diciamo, riaperto una questione che sembrava in realtà non chiusissima, però insomma stava parlando dei capelli di Gianbruno, eccetera, era un po' finita sotto traccia, il Covid, la commissione Covid. Ieri, non so se possiamo vedere il tweet che lei ha fatto sulla dichiarazione del presidente Mattarella. Eccolo qua, io non vedo più, sono anziana. Dovremmo tutti riflettere sulle parole di Mattarella. Una commissione Covid che esclude tra l'altro l'operato delle regioni è un atto di regolamento di conti politico. Poi insomma fa un altro ragionamento, però a chi parlava Mattarella dicendo che non ci sono poteri parlamentari che debbano, diciamo, subentrare o sovrapporsi a quelli della magistratura? Ha parlato tutti e due, cioè ha detto alla magistratura che non deve fare questa cosa non lo deve fare neanche la Commissione parlamentare, ma la Commissione parlamentare sul Covid è una beata idiozia, perché non è fatta, e sarebbe comunque sbagliato, e lo dice uno che era all'opposizione del governo Conte, ne ha criticato l'operato sempre in modo, spero, oggettivo, ma non è fatta per capire se veramente ci sono stati degli errori di gestione, perché è fatta per colpire il governo Conte 2, ok? Anche questo con elementi di surrealtà, perché... proposta, secondo me farà il Presidente, qualcuno di Italia Viva che era nel governo Conte 2 e ha approvato tutti i provvedimenti del Conte 2. Ma al di là di questo sempre, quello ritorniamo nella galassia di cui prima. Il punto è che in un paese dove noi abbiamo la sanità letteralmente al collasso, non abbiamo preso 28 miliardi di fondi MES, non abbiamo preso in considerazione, questo governo non ha nessuna idea su come abbattere le liste d'attesa, noi gli abbiamo mandato una proposta, non sarà buona, non lo so, ma ci piacerebbe poterla discutere con qualcuno. In un paese così noi perderemo X anni a discutere delle mascherine, che se sono un reato se ne deve occupare la procura, se non sono un reato è una valutazione politica, in cui uno dice l'operato del governo Conte, per esempio io penso sulla vaccinazione, nella prima fase non è stato positivo. Allora, però è una valutazione politica, non c'entra niente la commissione d'inchiesta. E se noi ricominciamo ogni volta a discutere di quello che ormai è il nostro passato, cosa succederà? I Novax avranno una nuova stagione di fulgore con anche tutto il corredo dei giornali. La commissione si propone di indagare anche sugli affetti, gli effetti avversi dei vaccini. L'effetto avversi dei vaccini, cioè... noi andremo incontro a un'altra discussione uguale a quella del cambiamento climatico, già fatta in epoca Covid, riportata qua, quando in fondo poi questo paese ha risposto bene, si è vaccinato, sì, ha gestito le cose in alcuni casi sbagliando, in altri casi sul lockdown io l'ho votato per esempio perché era l'unico modo e anche se ero opposizione. Ma che senso ha? Ma vogliamo parlare di come mettere a posto le liste d'attesa sulla sanità, che c'hai 2 anni in alcune regioni per farti una mammografia? Lei lo ha già raccontato qui da noi. Gli italiani spendono 41 miliardi di euro per curarsi privatamente. Cioè, ma di che stiamo parlando? Ma quale versione Covid? È molto interessante capire cosa accadrà sul salario minimo. Avevate trovato una proposta unitaria? Avevate trovato prima che accadesse il fatto che la Meloni cambiasse posizioni da una prima posizione a favore, un niente quando era diventata Presidente del Consiglio, a un'apertura e un invito a lei. Allora, non ha fatto un invito a me. Beh, insomma, vi vedrete. Non ci vediamo. Allora, qual è la formula esatta da usare? Quello che io ho fatto è di chiedere alla Meloni pubblicamente un incontro con tutte le opposizioni, e quello dai contatti informali avuti, io credo che questo si potrà avere prima dell'estate, ma non con me, con le opposizioni. Quindi lei non andrà in forma separata? No. Dobbiamo dare tutti insieme. No, è stato un titolo di un giornale che ha malinterpretato un'intervista alla RAI. Quindi se non andrete tutti insieme lei non andrà? No, se non andiamo tutti insieme, perché la Meloni non invita tutti insieme,
ovviamente non andrò. Se gli altri dicono non io non venire. Ci sono, no, però è molto, questa è una precisazione molto importante. No, certo. Io quindi penso lei che non si smarca in nessun modo dal fronte che avete io credo creato. Che è un valore il fatto di aver raggiunto una proposta che è molto, a mio avviso, prudente sul salario minimo, perché passa attraverso la contrattazione nazionale, perché dà tempi di aggiornamento, di adeguamento dei contratti lunghi, perché non ha alcuna indicizzazione all'inflazione per evitare la scala mobile. Quindi penso che su quello noi possiamo sederci con la Meloni e cercare di capire qual è la loro idea in primo luogo. Cioè, visto che tutti i paesi stanno alzando il salario minimo, stanno facendo provvedimenti per i redditi bassi, il governo cosa pensa? Non gli va bene questo salario minimo? Perché e cosa pensa? Questo mi piacerebbe capire, perché la politica si fa così. Però Claudio Cerasa, insomma, la visione di Calenda è giustamente ottimistica e costruttiva su un dialogo altrettanto costruttivo col governo. C'è però più di qualcuno che vede in questa apertura in realtà una mossa tattica, che insomma, ed è una lettura che sarebbe sostanziata anche dalla dilazione dei tempi di questa, dell'esame di questa misura, con sostanzialmente un mese e passa di tempo messo in mezzo. Tu a quale scuola ti iscrivi? Quelli dell'apertura sincera o della mossa tattica? Dell'apertura basata sulla convenienza e sul realismo, perché diciamo, sul Foglio abbiamo duellato con Carlo Calenda sulla questione del salario minimo perché abbiamo delle idee un po' diverse, ma la questione interessante è che questa è la prima battaglia in questa legislatura in cui l'opposizione ottiene un risultato, e il risultato è quello di essere uniti intorno a un tema e di costringere il governo a cambiare idea, perché prima dell'apertura di Giorgia Meloni due importanti ministri, Antonio Tajani e Musumeci, avevano detto rispettivamente che questa misura era assolutismo e questa misura era assistenzialismo puro, e invece Meloni ha capito che il tema del salario minimo era legato anche a un'attenzione relativa ai salari. Quindi in un momento in cui l'inflazione è ancora alta, può il governo permettersi di regalare all'opposizione questa partita? Ovviamente no, però di fronte all'apertura di Meloni l'opposizione ha due strade. La prima è quella di dire di no e di avere un approccio, diciamo, ideologico, restando della propria idea e non aprendo ad eventuali controproposte di Giorgia Meloni. In quel caso, dicendo di no, sventolerebbe per tutta la legislatura la bandiera del salario minimo, ma non otterrebbe alcun risultato. Dall'altra parte anche Meloni deve capire che cosa fare, perché ovviamente andare incontro alle proposte dell'opposizione significherebbe mostrare una debolezza rispetto alle idee precedenti, ma Meloni in questi mesi, diciamo, ha mostrato di essere formidabile nella sua azione di incoerenza con il passato. Finora ci ha abituato a cambiare idea rispetto a un anno prima, adesso potrebbe anche abituarci a cambiare, a vedere come cambia idea rispetto a una settimana prima. Sarebbe un progresso interessante. Allora, ovviamente non c'è nessuna malizia in noi, però abbiamo avuto notizie forse possibili di che cosa farà Matteo Renzi, di dove sta volgendo lo sguardo, intervistando Licia Ronzulli. Allora noi le facciamo innocentemente vedere questa clip della Ronzulli e poi ci dirà che cosa pensa lei. Se Renzi decide, colpito sulla via di Damasco, di ritrovarsi improvvisamente un forzista, ripeto... Lapidaria, lo vede meglio da voi o dove sta? Ma guardi, lui deve capire cosa vuole fare da grande. Su alcuni argomenti la pensiamo nello stesso modo, sulla riforma della giustizia, sul garantismo, sull'utilizzo politico della giustizia, addirittura sul salario minimo, no? Mi pare che all'interno addirittura dell'opposizione non siano d'accordo su niente. Quindi la Ronzulli, esponente di peso di Forza Italia, dice potrebbe anche esserci un avvicinamento fra le nostre posizioni e le sue. Beh, mi pare che è un avvicinamento in atto, io l'ho già detto, cioè dalla questione Santanchè, dove io ricordo non sono riuscito a parlare in Senato per dire che la Santanchè doveva dimettersi, e la parola dimissioni non è mai stata pronunciata dal il relatore. Sì. E la questione sul salario minimo, che pure era nel nostro, anche alla forzatura sulla questione della commissione Covid. Ci sono elementi che
vedono quantomeno una differenza che si va a marcare. Anche il ricordo di Berlusconi è stato molto empatico. Il ricordo di Berlusconi, dove secondo me c'è una differenza tra riconoscere le qualità personali di un leader politico e di un imprenditore e darne un giudizio così positivo, perché io sono stato un avversario di Berlusconi e Renzi mi sa che è stato più avversario di me, perché tutta la vita è stata a sinistra. Allora se tu dai l'impressione che no, non è vero, in fondo eri il migliore amico, c'è qualche problema anche, io credo, nella percezione che la gente avrà di te. Cioè le persone diranno: ma come, questo non era... Allora, detto questo, questi sono fatti suoi. Quello che vorrei spiegare, e credo di averlo spiegato tante volte, che noi abbiamo buona collaborazione con molte persone all'interno di Italia Viva e molta collaborazione. Abbiamo fatto per esempio adesso una proposta sulle licenze dei taxi, l'abbiamo fatta insieme e continuiamo a cercare di trovare convergenze, però sono due partiti diversi e due partiti diversi che faranno le loro scelte. Se domani Matteo Renzi decidesse di andare insieme a Forza Italia, sarebbe una scelta del tutto legittima, perché è un partito differente. Io non farò questa scelta, posso dire questo, però lui è del tutto legittimato a farla, insomma. Quindi in bocca al lupo se questa è la sua strada, insomma. Claudio Cerasa, abbiamo un minuto, però aiutaci a capire se appunto, oltre ad essere una scelta legittima, è anche qualcosa di probabile. Direi che è una eventualità altamente improbabile, anche perché il centrodestra, eventualmente quello più moderato, non andrebbe d'accordo con Matteo Renzi, perché è stato l'ex segretario del PD, e per quanto ci possano essere delle convergenze non mi sembra che ci sia una compatibilità. Vedo invece, e mi preoccupa di più, non riesco a vedere bene qual è il percorso dei partiti che si oppongono agli attuali poli e come si vogliono per esempio presentare alle prossime europee, separati, federazione, coalizione, perché esiste uno spazio ancora tra il centrodestra e il centrosinistra. Non mi è chiaro per esempio se Carlo Calenda si vede ancorato al centrosinistra, oppure se, essendo una realtà di centro, pensa che un giorno possa collaborare anche con l'altra parte politica. E ci sono 18 secondi per rispondere. Oh sì, no, io mi vedo esattamente come ero, cioè un liberal democratico indipendente dai due poli che pensa a cercare le maggiori convergenze possibili e che ritiene che il Paese nella prossima legislatura potrà essere governato solo da una larga coalizione molto pragmatica, che abbia un'agenda repubblicana come quella che descrive Panebianco oggi sul Corriere della Sera. Bene, sempre, sono rimasto sempre lì. Grazie. Noi vediamo Carlo Calenda già anche in bassa frequenza Marianna sui monitor che si sta microfonando la segretaria del PD Elly Schlein. Sarà interessante perché con ci aiuta a dialogare, ma anche è un po' un grande preludio alla serata che si chiude col muro di gomma. Col muro di gomma, dopo film in onda, scritto quindi state lì. Da Andrea Purgatori con Marco Risi. A fra poco. Siamo tornati in onda con Annalisa Guzzocrea. Buonasera. Vice direttrice della Stampa e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Per me l'avevamo detto, c'è, cioè, davvero. Una doppietta questa sera, veramente insolita, insomma una giornata fortunata. Cominciamo subito, segretaria, se è d'accordo, cominciamo da un tema che sta tenendo banco già da qualche giorno, ma non accenna, diciamo, a sopire le polemiche. Partiamo, sto parlando del caso di Roberto Saviano. Insomma, i nostri spettatori sanno di cosa stiamo parlando, insomma della soppressione della sua trasmissione in Rai. Ne abbiamo parlato ieri anche con Giuseppe Provenzano del Partito Democratico. Ascoltiamo cosa ci ha detto ieri e che cosa è successo dopo. Il mandante politico di questa scelta è Salvini e ci sono dei segnali molto preoccupanti che arrivano dallo stesso Salvini sul terreno della lotta alla mafia. L'attacco a Don Ciotti, la riforma, Francesco, del codice degli appalti, la liberalizzazione dei subappalti. Oggi il governo ha tagliato 300 milioni che erano destinati, e ci avevo lavorato io da ministro per il Sud, alla valorizzazione dei beni confiscati nel PNRR. Ne parliamo, tutto questo ne parliamo. Diventa, diciamo, per non parlare di Nordio, eccetera, un indebolimento sul terreno della lotta alla mafia, ed è una delle ragioni per cui abbiamo chiesto di discuterne in commissione antimafia. Ecco, segretaria, Matteo Salvini non l'ha presa benissimo e ha fatto questo tweet che vediamo.
ha minacciato... Dopo essermi preso del ministro della vita, della malavita da sinistra, insisto con dichiarazioni deliranti. Salvini mandante, da Salvini segnali molto preoccupanti sul fronte della lotta alla mafia. Ma come si permette questo signore, cioè Provenzano? Vergogna, querela subito e poi vediamo se ci riprovano. Ecco, segretario, cosa ha detto di sbagliato Peppe Provenzano? Ha detto la verità che si basa sulle scelte portate avanti da questo governo, il governo di Giorgia Meloni. Noi abbiamo ritenuto molto grave la cancellazione, insomma la sospensione di queste quattro puntate di Insider 2 a cura di Roberto Saviano sul contrasto alla criminalità organizzata, anche perché è stata fatta come vendetta per il fatto che non è stato poi più affidato il programma, quella striscia a Facci. Ora, a parte l'assurdità di mettere queste vicende sullo stesso piano, queste erano quattro puntate già registrate, quindi il Partito Democratico ha già presentato un'interrogazione al governo per chiedere di ristabilire il sano pluralismo e soprattutto di non venir meno alla dovuta informazione sul tema del contrasto alle mafie, ma anche se non si configuri un danno erariale, visto che quelle quattro puntate erano già state registrate, quindi spendendo soldi dei contribuenti attraverso il canone. Per cui vogliamo che si faccia piena luce su questo, perché la riteniamo una scelta molto grave, che arriva in giorni, in due giorni in cui il ministro Salvini è riuscito prima ad attaccare Don Ciotti, che al contrasto alla criminalità organizzata ha dedicato tanto impegno. Poi, con questa vicenda di Saviano, poi si offendono se diciamo che hanno un problema col consenso e che si stanno indebolendo i presidi di legalità e contro le mafie. Ma sono i fatti che portano avanti loro che parlano, purtroppo, e noi siamo preoccupati. Lei difende anche la parte più radicale di quella dichiarazione di Provenzano, quella che ha fatto arrabbiare Salvini fino alla minaccia di querela, cioè la qualifica di mandante politico del licenziamento e della censura a Saviano? Guardi, io non sono qui a difendere nessuno, non ce n'è bisogno. È chi al governo che deve spiegare alle cittadine e ai cittadini, oltre che all'opposizione, le motivazioni delle loro scelte, e su questo ci siamo attivati oltretutto anche con i nostri strumenti parlamentari. Però apprendiamo noi dalla stampa, abbiamo appreso di questa cancellazione, di questa sospensione del programma di Saviano, così come abbiamo appreso che si tratterebbe di pressioni politiche che hanno portato a questa sospensione, motivo per cui abbiamo presentato queste interrogazioni. Quindi non mi sembra che Provenzano abbia detto nulla di strano. Annalisa Cuzzocrea, cioè è qualche mese che intorno alla RAI si sono rinfocolate delle polemiche politiche che ci riportano ai tempi in cui eravamo poco più che ragazzine, insomma, però allora c'era il conflitto di interessi di Berlusconi a tenere banco, adesso qual è il tema? Ha parlato lo stesso Saviano di nuovo editto bulgaro. Il tema è che c'è una presa del potere abbastanza, vogliamo dire, disinibita. Una delle prime cose che è stata fatta legata alla RAI e che a me aveva molto colpito, poi non tutti l'hanno secondo me capita bene, è che è stato fatto un decreto per mandar via il sovrintendente di un teatro d'opera a Napoli, perché poi quel posto si liberasse in modo che Fuortes, allora amministratore delegato della RAI, si dimettesse e desse il via a tutto quello che stiamo vedendo adesso, cioè a una presa del potere da parte di chi adesso è in maggioranza. Ecco, l'idea di fare un decreto legge per liberare un posto, per liberarne un altro, cosa che si poteva fare legittimamente perché la maggioranza poteva in qualche modo dire a Fuortes, far capire a Fuortes che doveva andare via, invece no, gli è stato prima liberato un posto. Infatti Fuortes prima ha detto non ci andrò, ed è di ieri la notizia che è il nuovo sovrintendente del San Carlo di Napoli. Ora, a me questo modo di agire, come quello sul Centro Sperimentale di Cinematografia, mi fa pensare, vi ricordate, eravamo qui insieme a Alicia Ronzulli, no? Qualche giorno fa, e lei ha detto attenzione a non essere bulimici, e lo ha detto alla sua stessa maggioranza. C'è quest'idea, e soprattutto il meccanismo della vendetta fa un po' impressione. Cioè l'idea va bene, abbiamo dovuto cancellare Facci perché aveva detto delle cose per le quali è nato tutto un movimento d'opinione ed era insostenibile un programma, una striscia quotidiana di Filippo Facci. A quel punto dobbiamo dare qualcosa anche alla destra e dobbiamo far fuori un programma che era già registrato, che era già partito, immagino che avesse già una sua raccolta pubblicitaria, e appunto era stato annunciato ai palinsesti, è probabile era che possa essere venduto, diciamo, un danno erariale. Ma vado al di là di tutto questo, che è il metodo, ed entro nel merito.
Roberto Saviano è stato in questo paese un intellettuale che ha preso delle posizioni coraggiose, forti, pericolose per la sua incolumità sulla camorra, sulla mafia, sulle mafie. Considerarlo un nemico del popolo, che è quello che si sta costruendo, considerarlo un nemico perché continua a dire liberamente, come devono fare gli intellettuali, le cose che pensa, secondo me è molto pericoloso ed è molto ingiusto. Segretaria Schlein, ma quello che, a cui stiamo assistendo rientra solo appunto in quello, per citare appunto un esponente della maggioranza, Licia Ronzulli, una sorta di tendenza alla bulimia nell'occupazione dei posti, o ha a che fare anche con quella intenzione, anche molto annunciata alla vigilia, di cambiare la narrazione del paese, di intaccare la presunta egemonia culturale della sinistra in Italia? Cioè, questo proposito passa anche da azioni come quelle elencate da Annalisa Cuzzocrea poc'anzi? Assolutamente sì, ha fatto bene Cuzzocrea a ricordare che questa vicenda sulla RAI si è aperta con un decreto contra personam, come se Giorgia Meloni fosse nostalgica della sua esperienza di governo con Berlusconi qualche tempo fa, è proseguita con un'occupazione manu militari di ogni luogo di produzione di immagini ed immaginari, i luoghi della cultura. Si è ricordata la vicenda grave del centro sperimentale di cinematografia, abbiamo incontrato le studentesse e gli studenti di quel centro e appoggiamo naturalmente la loro giusta battaglia che andrà avanti. È come se non fosse solo sete di potere, per rispondere alla sua domanda, ma fosse proprio un disegno che è di controllo dei centri di produzione di immagini, di cultura, e noi diciamo sulle mani invece, dalla cultura e dalla libera informazione. E questa guerra, diciamo, della destra di questo paese contro gli intellettuali è la parte forse più odiosa di questo disegno. È per questo che dico, si offendono pure quando diciamo che hanno un problema col dissenso, però è un piano completamente diverso rispetto allo scontro che c'è nella dialettica politica tra maggioranza e opposizione. Continuano a cercare nemici altrove, dove un sano governo democratico non dovrebbe vederne. Onorevole Schlein, quando noi poniamo queste domande fondate ovviamente a esponenti del centrodestra, alcuni di loro, i più smagati, ci rispondono però anche il PD lottizzava, anche Renzi faceva le nomine quando era Presidente del Consiglio. Quale sarebbe la differenza? Anche Elie Schlein, se avesse vinto, avrebbe fatto le stesse identiche cose che stiamo facendo noi. Cosa risponde? Rispondo molto semplicemente che non tutti i mali nascono con questo governo, naturalmente, però questo governo si sta applicando in maniera particolarmente solerte per fare ancora peggio di quanto fosse stato fatto in passato. È il motivo per cui in queste settimane noi stiamo rilanciando anche l'idea che servirebbe una vera riforma sul servizio pubblico e sull'informazione pubblica per assicurarne pienamente la libertà e l'indipendenza. Sono d'accordo che anche in passato è successo così, è stata per altro fatta una riforma che evidentemente non ha migliorato le cose, e quindi è il tempo di ragionare invece a partire dall'ascolto di chi lavora nel servizio pubblico e di voci esperte per presentare una riforma che vada in direzione diversa. Guardiamo anche a quello che accade in altri paesi, dove a una scelta di maggiore libertà e indipendenza del servizio pubblico corrisponde anche una forte qualità, quindi io penso che bisognerebbe andare in questa direzione. Ecco, ha parlato insomma di riforme e è una parola che nell'ultimo anno e mezzo abbiamo associato all'arrivo dei soldi del PNRR, no? Che sono appunto subordinati a progetti e riforme. È di ieri la notizia, la comunicazione anche della rimodulazione dei progetti del PNRR, e se vogliamo vedere, eccola qua la scheda che la nostra regista prontamente ci ha messo in grafica. Stupiscono molte cose di questi quasi 16 miliardi spostati da un posto all'altro nella nuova rimodulazione del PNRR, però due in particolare, e su questo vorrei appunto sentire il commento della segretaria Schlein e poi di Annalisa Cuzzocrea. La riduzione del degrado sociale, 3 miliardi e 300 milioni di euro, e la riduzione del rischio idrogeologico, 1 miliardo e 200 e rotti milioni di euro. Sono 4 miliardi e mezzo di euro che in teoria dovevano andare a
lenire due forme di degrado molto evidenti in questo paese. Una che vediamo, diciamo, alla prima pioggia un po' abbondante, ne vediamo gli effetti, e l'altra che, insomma, basta uscire nelle strade di molte città per coglierne l'importanza. Era davvero impossibile, perché la motivazione addotta è, insomma, sono soldi che non possono essere spesi nei tempi stabiliti e quindi vengono spostati altrove. È davvero così? Avete verificato che è così o c'è dell'altro? Anzitutto, la prima obiezione è che sarebbe stato più tempo per lavorare sull'attuazione se questo governo non avesse passato gli ultimi 9 mesi a parlare di queste modifiche prima di poterle presentare al Parlamento e al Paese. Poi c'è un'obiezione di metodo. La governance del PNRR prevede che si passi dal Parlamento per discutere le modifiche, per poter far esprimere al Parlamento degli indirizzi, e questo non è accaduto. Noi abbiamo chiesto per mesi a Fitto di venire a riferire in aula quali fossero queste famose modifiche. Oggi capiamo l'imbarazzo a presentarcele, perché mentre il Paese è spaccato in due da eventi climatici estremi che stanno mettendo in grande difficoltà tutto il territorio nazionale, pensate ai roghi in Sicilia, ai nubifragi e alla grandine che ha colpito invece il nord e il centro Italia, pensate solo all'alluvione di qualche mese fa. E la risposta a tutto questo è spazzare via ulteriori risorse per la prevenzione del dissesto. È chiaro che siamo di fronte a un gioco delle tre carte, in cui il governo colpisce e sostanzialmente cancella progetti che dovevano andare al dissesto idrogeologico, al sud e anche ai comuni, che hanno dimostrato di essere in grado di spendere quelle risorse. Oggi il sindaco di Napoli denuncia che stanno togliendo risorse a dei progetti che sono già stati avviati, per cui sono già state fatte le gare. Pensate ai danni che si causano non solo alle amministrazioni, ma anche agli operatori economici che stavano aspettando queste risorse. Togliendo fondi al verde urbano, alla rigenerazione urbana, si danneggiano le piccole e medie imprese. Togliendo i fondi all'idrogeno si rischia di mettere a repentaglio il progetto di decarbonizzazione dell'Ilva, che riguarda il futuro di quella città, il futuro dei tarantini e delle tarantine. Ecco, io non capisco quale sia la logica dietro questo disegno. Perché parliamo di gioco delle tre carte? Perché ai comuni che protestano rispondono: non vi preoccupate, compenseremo questi progetti che tagliamo dal PNRR con altre risorse, FSC e fondi strutturali europei. Ma la verità è che i territori aspettavano quelle altre risorse per fare altri progetti, non quelli che erano già previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi è comunque un gioco a perdere per i comuni, in un tentativo di centralizzare la spesa verso i ministeri e le grandi partecipate. È tutto da vedere che siano in grado di spenderli più in fretta, perché invece i comuni si stanno muovendo in fretta, e in un tentativo di far passare la spesa dal pubblico al privato, tradendo anche in parte le finalità di quel piano. Abbiamo visto altre cose gravi: i 300 milioni tolti ai beni confiscati, i 110 milioni tolti al verde urbano. Ecco, se vogliamo affrontare con serietà l'emergenza climatica, io devo dire, ci sono due luoghi. Una è quella che fa il video 2 giorni fa per dire: vogliamo fare un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico. E l'altra è quella che guida un governo che sta tagliando le risorse che vedete in schermata, che erano finalizzate esattamente alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Ecco, a noi stabilire quale sia quella vera, insomma. Allora, Annalisa Cuzzocrea, 300 milioni di euro rispetto a questa lista della spesa tagliata di 16 miliardi sembra poco, ma in realtà ieri, proprio da questo programma, Don Luigi Ciotti ha detto: questo è uno dei danni peggiori, perché è un danno economico, porta alla fatiscenza molti dei beni sequestrati, ma è un danno anche simbolico. Perché, diceva con molta passione Don Ciotti, dove tu hai sconfitto la mafia, gli hai sottratto il cinema, il negozio, il pub, la grande villa, non puoi dare l'idea che lo Stato prende e distrugge e portare qualcuno a dire: beh, quando c'era la mafia queste cose erano più belle. Ma sì, infatti ci siamo soffermati molto per il valore sulla questione del dissesto, ma questa della mafia, Don Ciotti conosce bene quei territori, no? E chi li conosce sa quanto fa male quella villa confiscata,
quel bene, perché la mafia vive anch'essa di simboli e quindi alla mafia l'idea che dove c'era la villa del boss nasce un museo dell'antimafia dà molto fastidio. Sono delle cose per cui si lotta molto al sud, sono dei beni che molto spesso vengono attaccati, vengono incendiati, quindi difendere il principio era importante così quanto difendere lo stanziamento. Però sul PNRR in realtà oggi c'è la notizia della terza rata che arriva, di Meloni che ringrazia von der Leyen, in particolare von der Leyen, di von der Leyen che dice avanti tutta sul PNRR, quindi c'è un messaggio comunque dall'Europa positivo e di fiducia, cioè noi vediamo quello che viene tolto, però devo dire che dalla Commissione Europea, anche dallo stesso commissario Gentiloni, arriva un messaggio di fiducia rispetto all'operato del governo. E quello che mi ha colpito è che il messaggio di ieri di Sergio Mattarella, in cui diceva, di nuovo, mettiamoci la stanga, sul PNRR, era però soprattutto un richiamo all'opposizione anche, perché diceva attenzione, se fallisce non è questo governo a fallire, è il sistema paese. E quindi volevo chiedere a Schlein se l'opposizione sta facendo abbastanza per dare una mano, visto che questa è una sfida di tutti, non è la sfida di certo di Giorgia Meloni. Ecco, assolutamente, anzi ho iniziato questa segreteria con un intervento in Parlamento in cui ci dicevamo assolutamente a disposizione su una sfida che non appartiene a questo governo né a quelli precedenti, ma appartiene al sistema paese. Siamo a disposizione, non vogliamo vedere il paese fallire, perché non ne va solo della credibilità dell'Italia, ma anche della credibilità dell'Unione Europea, che ha messo in campo questo grande piano di investimenti per ammodernare il nostro paese, per renderci diciamo, più resilienti rispetto all'emergenza climatica e quindi fare una vera conversione ecologica, ma anche per ridurre le diseguaglianze sociali e territoriali. Questa parte sembra essere quella ancor più dimenticata da questo governo, che intanto spinge l'autonomia differenziata e oggi manda un SMS a 169.000 famiglie per dire che non hanno più titolo a un sostegno contro la povertà, con un livello di cinismo che pare ricordare quello dei licenziamenti collettivi fatti. Questo è l'SMS che hanno ricevuto in 170.000. Esatto, solo che questa volta è lo Stato che lascia senza prospettive queste 169.000 famiglie. Quindi questo è chiaro che noi dobbiamo continuare a stimolare il governo ad andare avanti sull'attuazione e a far vedere dove sta mancando questi obiettivi. Ma la nostra disponibilità a lavorare insieme c'è tutta. Il problema che è mancata dall'altra parte, perché come le dicevo prima, noi è da mesi che chiediamo di dialogare con le opposizioni nella sede parlamentare. E per mesi non ci hanno fatto presente niente e ieri queste modifiche le abbiamo dovute imparare non nell'aula parlamentare ma in una conferenza stampa del ministro. Avremo finalmente occasione di parlarne solo tra qualche giorno nelle Camere. Quindi ecco, la disponibilità c'è tutta, è da chi guida in questo momento che sembra mancare la volontà di affrontare insieme con la dovuta serietà questa sfida, perché forse non condividono appieno le finalità di questo PNRR e non credo sia un caso se maggiori tagli li hanno fatti sulla parte ambientale, di prevenzione del dissesto e di rigenerazione urbana. Sembra tragicamente molto in linea con quanto le destre nazionaliste in tutta Europa stanno facendo, scegliendo un nuovo nemico che è proprio che sono proprio gli ecologisti, che sono proprio le misure europee del Green Deal, che provano a dare risorse per riuscire a accompagnare tutta l'economia e la società alle trasformazioni che ci vogliono per ritrovare equilibrio con il nostro pianeta. Ecco, rimango sul tema appunto di fondi stanziati e di emergenze in attesa, brevemente, perché ci sono ancora molti temi da trattare, ma a che punto è la gestione del post-alluvione in Emilia-Romagna? Perché a proposito delle lamentele dei sindaci che leggiamo oggi sui giornali, sui progetti del PNRR che non vedranno la luce benché già avviati, c'è poi il coro dei sindaci di ogni colore, viene da dire, che stanno, insomma, che chiedono attenzione per le zone alluvionate dell'Emilia e della Romagna. Come siamo messi? Perché c'era un po' di lentezza iniziale, è stata recuperata? No, siamo messi male, perché servono miliardi per i ristori alle famiglie e alle imprese che Giorgia Meloni si era impegnata a dare nella misura del 100%, persone che dopo quasi 3 mesi ancora non hanno visto
quelle risorse, né tantomeno è stato indicato come poter periziare alle imprese, ad esempio, i danni che hanno subito durante l'alluvione. Mancano quindi quelle risorse, non sono state prorogate, diciamo, le bollette come era stato fatto inizialmente. Abbiamo visto che manca anche chiarezza sulle risorse che servono ai comuni, perché non dimentichiamo che i comuni nell'immediato, per fare gli interventi di somma urgenza, hanno dovuto anticipare delle risorse che non hanno e quindi rischiano di andare in estrema difficoltà se non c'è una risposta molto celere da parte dello Stato. Così come, appunto, non abbiamo ancora, nell'ultimo decreto, per farvi un esempio, il governo ha messo per i ristori ai privati circa 120 milioni di euro e quando abbiamo delle stime di danni che vanno sui miliardi di euro, certo. Quindi vedete la sproporzione nella risposta. Anche qui noi ci siamo detti da subito disponibili a fare tutto il possibile per far arrivare le risposte nel più breve tempo possibile, perché anche psicologicamente, quando sei un'impresa che ha dovuto chiudere e ha perso terreno, quando sei un agricoltore che ha perso alberi da frutto che crescono in 4-5 anni, quando sei una famiglia, ne ho incontrate alcune, che hanno perso tutto nel primo evento del 2-3 maggio, hanno pulito, ricomprato gli elettrodomestici e poi li hanno ripersi nel secondo evento alluvionale, hai bisogno di risposte in fretta e queste purtroppo dal governo non stanno arrivando. Onorevole Schlein, il centrodestra aveva fatto all'inizio muro sul reddito minimo e sul salario minimo e dopo aver assunto questa posizione le opposizioni si sono unite, avete trovato una piattaforma comune, un dialogo che è iniziato al congresso della CGIL e si è chiuso poi con una posizione comune che ha avuto un grande successo. A questo punto però la Meloni ha cambiato posizione e ha fatto delle aperture, addirittura annunciando l'intenzione di incontrare una parte delle opposizioni. Lei ha detto noi siamo disponibili, ma quando la Meloni invita Calenda brutalmente, lei è gelosa, pensa che sia un fatto positivo, che sia un danno per voi, dovreste andare tutti uniti? Ci dica la verità, quello che pensa. No, anzi sono felice dell'apertura al confronto. È vero che non hanno, diciamo, fatto seguire dei fatti particolarmente concreti, perché noi chiedevamo di eliminare l'emendamento soppressivo che la maggioranza ha fatto sulla proposta unitaria di salario minimo delle opposizioni. Non è stato ritirato, si sta scegliendo la strada di un rinvio, la nostra preoccupazione è che sia un rinvio sine die per non decidere, perché ogni giorno leggiamo dichiarazioni di esponenti del governo della maggioranza che sono e rimangono contrari al salario minimo. Io vorrei però dire che la nostra è una proposta molto articolata che fa due cose essenzialmente. La prima è che rafforza la contrattazione collettiva, perché dice che per tutti i lavoratori e le lavoratrici di un settore deve valere la retribuzione complessiva prevista dal contratto firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative per quel settore. Quindi, diciamo, livella verso l'alto, non certo verso il basso, ma dice pure che quella contrattazione non può scendere al di sotto del minimo tabellare di 9 euro lordi all'ora. È una clausola di salvaguardia per non far scivolare verso il basso la contrattazione. Quello che preoccupa oggi, che persino Forza Italia apre con una sua proposta, è che interessi fare magari il primo pezzo del lavoro e non mettere la soglia. Ma attenzione, perché senza quella soglia non è un salario minimo per davvero. Quindi noi insisteremo, ma siamo disponibili, io l'ho sempre dichiarato in queste settimane, al confronto con loro domattina, a patto che sia un confronto reale e che non prendano per il naso quei 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano in Italia. Vuol dire che fanno fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. Chiaro. E fa veramente specie che oggi arrivi quel messaggio che cancella il sostegno al reddito a 169.000 persone che versano in una condizione di povertà. Perché collego queste due cose? Attenzione, perché questa è la logica del governo. Tu dovresti essere in grado di lavorare. Io lo decido perché decido che se non hai in famiglia una persona con disabilità, una persona anziana o un minore, allora tu sei automaticamente occupabile. Ma posto anche che in questo paese fosse solo la forza di volontà a decidere se trovi o meno un impiego, e sappiamo che non è così, ma come la lottiamo con chi ha salari così da fame che non riesce a mangiare e a pagare l'affitto? Qual è la risposta del governo Meloni su questo? Sostanzialmente è fatti vostri e noi non lo accettiamo.
Ecco, però le aggiungo un terzo elemento a quelli che ha elencato, che in qualche modo viene messo sul tavolo dall'ex presidente dell'INPS Tito Boeri, che dice sì, però pagatela voi una badante a 9 euro l'ora, il che diciamo, mette sul piatto anche il tema appunto della fine del ceto medio, degli stipendi bassi anche quando sono sopra i 9 euro all'ora. E quindi le chiedo, il salario minimo da solo forse è insufficiente a, come dire, a rimettere in asse, almeno inizialmente, la situazione? Allora, è una misura intanto fondamentale per sanare la piaga del lavoro povero. Come dicevo, questa proposta agisce su due versanti. Anzitutto estende verso tutti, erga omnes si dice, no? Gli effetti del contratto più rappresentativo di quel settore, che avrà una retribuzione complessiva ragionevolmente più alta dei 9 euro all'ora. I 9 euro all'ora sono la soglia minima legale sotto alla quale neanche la contrattazione può scendere. Quindi c'è una doppia tutela da questo punto di vista. Poi chiaramente io mi metto nei panni, e abbiamo letto di queste testimonianze in queste settimane, non è un caso se nei sondaggi che sono circolati leggiamo che il 70, a volte il 75% degli italiani e delle italiane intervistate sarebbero favorevoli a questa misura, ma perché è un problema concreto. Ho letto la testimonianza di una cameriera che lavora nell'alberghiero, che dice: io in questi anni ho visto il prezzo delle stanze che pulisco triplicare, ma il mio salario è sempre di 8 euro all'ora. E come glielo vai a spiegare in un momento in cui l'inflazione sta rubando e sottraendo potere d'acquisto alle famiglie, e senza ancora aver visto una risposta di questo governo che sia dignitosa? Perché fatemi dire, è anche un governo che ha cancellato 330 milioni di euro di sostegno per l'affitto, è anche un governo che non sta facendo nulla sui mutui, mentre noi come PD stiamo proponendo sui mutui di allargare la platea di chi li può rinegoziare, permettere loro di rinegoziare per 6 anni. È entrata proprio in un tema che ci sta molto caro, e quindi volevamo farle vedere un pezzo di una micro inchiesta del nostro Lupo e poi commentarlo con Annalisa Cuzzocrea, ma anche con lei immediatamente dopo, con una di queste situazioni di sofferenza, cioè salgono i mutui, salgono i tassi e salgono anche i prezzi delle case. Però guardiamo questa testimonianza. È dal 2018 che sto pagando questo mutuo da 516 euro al mese. Conveniva più fare il tasso variabile che il tasso fisso. Poi mi stavi dicendo un anno e mezzo fa, più o meno. Ho aumentato il mutuo di 30 euro da 5,50, 5,60, poi 5,70, 600, 6,20, 6,30, 6,50. A un certo punto siamo trovati a 700, 7,50 e poi 800 euro. Che poi significa che tu da 7,85 potessi appunto andare a pagare 3.000 euro, 900, 1.000 euro. E che fai a quel punto? Non posso pagare più. Non posso pagare più è un segnale. Allora, una battuta di Annalisa Cuzzocrea, e poi ovviamente vedevo anche l'espressione della Schlein, sicuramente avrà qualcosa da dire. No, ma è chiaro che quello che sta succedendo con l'aumento dell'inflazione, con i tassi che salgono, i mutui che salgono, i prezzi delle case che salgono, è una bomba orologeria che in questo momento la maggioranza e il governo dovranno affrontare. Ed è chiaro che, come diceva Marianna, il salario minimo è un pezzo, ha convinto l'opinione pubblica, fa bene Elly Schlein a rivendicare che la maggior parte delle persone lo vuole, ma è sicuramente un pezzo, perché solo con quello, cioè se non si riforma il welfare che va incontro a quelle persone che hanno bisogno delle badanti, se non si alzano, non si riescono ad alzare comunque i salari al di là del salario minimo, perché il ceto medio in questo paese è davvero molto in sofferenza, è chiaro che non basta, però è un punto su cui l'opposizione è riuscita finalmente a trovare un'intesa, e guarda caso, trovando l'intesa, sono riusciti a fermare le intenzioni della destra, che voleva cassarlo subito in commissione quando Schlein è andata a fare ostruzionismo col suo gruppo. Quindi la domanda che le volevo rivolgere, ma molto veloce, è: avete un altro punto su cui riuscirete a unirvi così e a fermare la destra? E forse non dovevate fare la stessa cosa sul reddito di cittadinanza, visto questo messaggino che leggiamo oggi, e che se ci mettiamo nei panni di chi lo riceve impressiona davvero, fa davvero. E la segretaria Schlein risponde dopo un piccolo break. Arriviamo subito. Suspense.
Allora, rieccoci in onda. La domanda di Annalisa Cuzzocrea è anche quella testimonianza, uno dei tanti che non riesce più ad arrivare a fine mese. Una domanda secca, onorevole Schein, su questo. Lei se la sente di criticare la politica del rialzo dei tassi seguito dalla Banca Centrale Europea? Sì, e l'abbiamo già fatto in questi mesi chiedendo alla BCE di fermarsi, perché è evidente che questa scelta del continuo rialzo possa avere delle conseguenze molto significative sul piano economico e sociale, in particolare in un paese con un forte debito e in un paese come il nostro. Quei mutui non si alzano per caso, è un problema che tocca tantissime famiglie e molte imprese. È il motivo per cui, come Partito Democratico, lo accennavo, stiamo facendo delle proposte concrete al governo su come allargare la platea che può chiedere di rinegoziare quei mutui, allungare fino a 6 anni la rinegoziazione, ma anche c'è un fondo specifico per le sospensioni di quei mutui che andrebbe rimpinguato con nuove risorse, si possono attivare strumenti come crediti d'imposta, insomma c'è un ventaglio di soluzioni possibili, e per quanto anche noi abbiamo chiesto alla BCE di fermarsi rispetto a questa politica che può avere effetti economici dannosi, non basta, come sta facendo Giorgia Meloni, abbaiare contro la BCE se il governo non mette in campo alcune di queste misure che possono concretamente sostenere oggi le famiglie e le imprese rispetto al rialzo dei tassi e naturalmente anche all'inflazione. Ed è questo salto in avanti che noi stiamo chiedendo. Per rispondere invece alla domanda di Cuzzocrea, assolutamente sì, ci sono, ed è il mio auspicio, altre battaglie su cui le forze di opposizione possono unire i propri sforzi, mettere insieme le proprie proposte. Ne voglio citare alcune. Abbiamo parlato prima dell'attuazione del PNRR. Ora, non ce ne facciamo niente delle lacrime da coccodrillo del ministro Pichetto Frattin di fronte ad una ragazza che denuncia di soffrire ecoansia, quando lo stesso ministro ha permesso ieri al suo collega Fitto di stralciare dal PNRR risorse che vanno esattamente nella direzione dell'adattamento all'emergenza climatica. Servirebbe più coerenza tra quello che dicono e quello che fanno. Sul PNRR possiamo lavorare con le altre opposizioni, così come sulla difesa della sanità pubblica universalistica che questo governo sta già tagliando. Poi è vero, non basterà il salario minimo, ma è un primo passo fondamentale. Accanto vogliamo lavorare insieme per abolire gli stage gratuiti con cui non ci paghi un affitto. E quel fondo per l'affitto che è stato eliminato, possiamo chiedere insieme di triplicarlo per sostenere le famiglie che si sono impoverite, non riescono più a far fronte alle bollette e l'affitto insieme? Tante famiglie stanno decidendo quali pagamenti ritardare. E il governo che cosa fa su questo? Noi ci siamo con le nostre proposte e siamo disponibili tutte a unirle, naturalmente discutendo nel merito con le altre forze d'opposizione. Vediamo se anche su questo come sul salario minimo ci sarà un'apertura almeno formale per il momento da parte del governo, però insomma oggi, visto che siamo in chiusura, è stata per tutti, ma insomma in particolare per la comunità, per la famiglia della Sette, una giornata insomma particolare. Si sono tenuti a Roma i funerali di Andrea Purgatori, e per salutarlo, sì, è stato, dobbiamo dire, un funerale struggente ma anche pieno di serenità, di forza, con tre testimonianze straordinarie dei figli che danno l'idea di qual era la personalità di Andrea. Però siccome c'è un film, Il muro di gomma, che è anche il suo romanzo di formazione, ecco, questo è un film del 91 che vide tante cose che arrivarono dopo. Poi ci sono stati anni di inchieste giudiziarie, le rivelazioni di Cossiga del 2008 che disse era un missile francese, ci sono state le cause di risarcimento, però questo racconto di oggi, che fu scritto da Andrea insieme a Marco Risi molto prima di quel complesso e lungo cammino giudiziario, è sicuramente un'intuizione ed è anche una grande storia di fiction che riassume il senso di una storia civile italiana. È un metodo, e ha avuto il merito di non far calare il silenzio sulle vicende di Ustica, di mantenerle alte nell'attenzione dell'opinione pubblica e non solo, anche della politica. Quindi noi ringraziamo la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, Annalisa Cuzzocrea, vice direttrice della Stampa, e lasciamo la linea ad Andrea Purgatori, Il muro di gomma, Marco Risi. Buona visione.